Mentre l'Italia piange la sua 52esima vittima di guerra, con compostezza e dolore Arma di Taggia si stringe intorno alla famiglia di Tiziano. In questo paesino in provincia di Imperia, abitato da appena 14.000 anime, tutti si conoscono e l'uccisione del giovane caporale degli Alpini, morto ieri in Afghanistan, ha sconvolto l'intera comunità. Qua in questo comune ci conosciamo tutti. Quindi è la perdita di un figlio, di una persona che si conosce, di un amico per tanti. E questo fa tanto, tanto male. Tiziano viveva qui insieme ai genitori, al fratello Daniele e alla sorella Sally. Da ieri non si è mai fermato il viavai di persone che da ogni parte d'Italia sono venute per dare conforto ad una famiglia disperata. Ci sono parole, assolutamente, sul momento di vicinanza personale e istituzionale alle famiglie, nient'altro, scusatemi, grazie. Da 3 anni Tiziano si stava preparando alla sua prima missione, ad agosto, la chiamata che lo ha fatto partire. Io mi ricordo Tiziano che lavorava con me fino alla fine di agosto di quest'anno, diciamo la motivazione, l'entusiasmo con il quale è partito e così io lo voglio ricordare. La salma di Tiziano arriverà in Italia domenica per i funerali di Stato che si celebreranno a Roma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Poi in serata la partenza verso Arma di Taggia, dove gli amici lo saluteranno per l'ultima volta.